Ashtar Sheran. Il gioco è finito, ma non è ancora terminato. Di Edna Schoen, 22 maggio 2024. Qui, in questo mondo di espiazioni e prove, potete ricominciare ogni giorno e ascendere a nuove dimensioni. Come soldato della grande luce, vengo a portarvi la mia collaborazione, incoraggiandovi in questo viaggio terreno, in questi giorni difficili e decisivi. Sono Ashtar Sheran. Non stupitevi perché tutta la galassia sta partecipando a questa transizione e anche perché meritate questa attenzione, perché avete già dato prova del risveglio della vostra coscienza. Oh, amati, dico a chi è sveglio di non fermarsi a metà strada, non sedersi sui binari e non tornare a dormire. È vero che questo sonno letargico accade nelle vostre vite da eoni di tempo e durante questo tempo avete avuto solo orribili incubi, ma dopo il risveglio potete vedere la vita con occhi diversi. E sapete già abbastanza per rimanere in estrema, vera comunione con l'unica sorgente. E questa comunione non ha bisogno di luoghi speciali, né di templi di pietra, né di intermediari, né di paramenti che riempiano gli occhi. Per fare la vera comunicazione sono necessarie tre energie: il silenzio, la gioia e la resa. Nel silenzio sarete in grado, attraverso l'intuizione, di ricevere indicazioni importanti. La gioia, perché Dio Padre e Madre è gioia pura. La resa, perché quando vi arrendete, la vera comunione si stabilisce nello stesso istante. Avete già perso troppo tempo a guardare il mondo senza rendervi conto che ne fate parte. Avete perso tempo nella mancanza di amore e di perdono. Avete perso tempo prezioso a divinizzare uomini e donne come se fossero Dio. In realtà lo sono, ma lo siete anche voi e né voi né loro lo sapete. Se lo sapeste, questo pianeta e i suoi regni sarebbero in un'altra dimensione, percorrendo un altro sentiero ascendente. Ma potete ancora alzarvi e mettere piede sulla via della redenzione. Il denaro in questo mondo di terza dimensione è necessario perché tutta l'umanità adora ancora l'oro e l'argento. Tutto ruota intorno al denaro benedetto, ma l'amore non ha prezzo, né la gratitudine e ancor meno la gioia, perché questo è uno stato dell'anima. Non c'è bisogno di terzi per entrare in questo stato di contemplazione. Vi rendete conto, nobili guerrieri, di quanta luce potete materializzare su questo pianeta in ascensione? Il gioco è finito, ma non è ancora terminato. Molti sono stati rimossi, ognuno secondo il proprio karma, e molti altri lo saranno. Perché quando si tratta di purificazione e redenzione, è così che deve essere fatto. In fondo, rispondete a questa domanda: chi muore nella casa di Dio Padre e Madre? Vivremo per sempre ed è così che avviene la separazione del grano dalla pula. Chi fa questa selezione? Le vostre coscienze, coinvolte nelle energie di attrazione e repulsione. Siamo attratti dalle vibrazioni dei nostri corpi spirituali e non ci sono ingiustizie nella casa della coppia perfetta, tantomeno figli privilegiati e ancor meno figli scelti per i simboli sulle loro magliette o per i nomi delle loro congregazioni religiose. Questo non è vero, perché sono le energie emanate dai loro corpi mentali, emozionali e fisici a salvarli e ad accompagnarli nel luogo determinato dalle vostre anime e dalle vostre scelte,
registrate nelle vostre coscienze. Oh, non fatevi più ingannare e fate attenzione. Siete prigionieri di un sistema che vi lascia ciechi, sordi, malati e mendicanti. Perché non riuscite a capire queste semplici lezioni? Avete già messo piede sulla via della redenzione. Ora non dovete far altro che sciogliere i nodi che creaste in tutte le vostre scelte e decisioni. E per sciogliere questi nodi dovete vederli, dovete riconoscere ognuno di essi e con ferma determinazione e coraggio, con spirito di gratitudine e amore, fare l'unico lavoro che può liberarvi e lasciarvi veramente liberi. Egli disse: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tutto è uno. Tutto è un'unica energia. Tutto emana dall'unica sorgente che genera la vita eterna. E voi sapete già che vivrete per sempre. Sapete già da dove provengono i vostri spiriti immortali. Sapete cosa siete venuti a fare qui e sapete anche dove andrete, perché i vostri sentimenti, i vostri pensieri e le vostre scelte determinano dove finirete». Amati di Ashtar, siamo in guerra, le tenebre contro la nostra luce, e colui che persevererà fino alla fine vincerà. Non perdetevi d'animo, non scoraggiatevi, non arretrate e non cedete alle tenebre che cercheranno fino alla fine di sottomettervi, imbavagliarvi e intrappolarvi in un vicolo cieco. Oh, per favore, vedete questo. Il Messia è già venuto, ha già indicato la via e ha già dato l'esempio della resurrezione. Cos'altro aspettate? Pulite i vostri occhi dalla polvere per vedere meglio e con gioia, devozione e buon umore riprendete a camminare e prendete la mano dell'altro solo se è per aiutarlo. Altrimenti lasciatelo andare per la strada che ha scelto e fate lo stesso con i vostri corpi. Seguite il percorso indicato dal grande maestro e senza paura credete nella vittoria della luce. Sono un fratello che vi ama molto e vi invito a far parte del grande esercito che sta marciando verso la vittoria che celebreremo quando raggiungeremo l'altra sponda del fiume. Vi aspetto. Grazie ai nobili e coraggiosi guerrieri della rete di salvataggio. Siamo insieme. A presto. Traduzione e voce Marina.